Salve. Siamo degli storytellers. Amiamo raccontare storie, amiamo ascoltarle. Non c'è platea migliore del TED e del TEDx per ascoltare storie che ci ispirano, che ci uniscono, che ci emozionano. Per Mario ho i calzini di Fight the Stroke, perché la sua storia, come tante altre, mi hanno emozionato tantissimo. E come storyteller noi abbiamo iniziato ad illustrare le nostre storie da tanto tempo fa. Abbiamo illustrate sui muri delle caverne e le abbiamo ascoltate di fianco al fuoco. Le abbiamo portate nelle piazze, le abbiamo cantate nei teatri che abbiamo qua vicino e le abbiamo scritte con dei linguaggi nuovi e delle parole misteriose. Abbiamo offerto la possibilità agli artisti, agli scienziati, agli scrittori di collaborare insieme, di scoprire incredibili nuovi modi per emozionarci. Circa 125 anni fa abbiamo iniziato ad illustrare le nostre storie sulla pellicola. E gli storyteller dell'inizio del Novecento hanno dovuto inventarsi dei nuovi linguaggi visivi, qualcosa che non c'era prima. Hanno dovuto giocare con la luce, con le ombre, con i colori e con il bianco e nero, con i suoni che non potevano neanche mettere sulla pellicola ancora e con i silenzi. Hanno dovuto scoprire pionieri come i fratelli Lumière, Méliès, Griffith e Porter, scoprire la potenza e l'importanza del montaggio cinematografico, dei tempi, delle dissolvenze, di una pausa, del movimento di camera. Un semplice tratto di matita diventava una principessa. Artisti visionari hanno scoperto che se mettevano in sequenza migliaia di disegni, creavano l'illusione di un'incredibile danza. Gli effetti speciali, i primi effetti speciali, ci hanno portato in mondi fantastici, ci hanno fatto spaventare di mostri che non esistevano e ci hanno fatto combattere di fianco ai supereroi. E poi il computer è arrivato e ha reso questi mondi ancora più fantastici, ha reso i mostri ancora più spaventosi e i supereroi ancora più forti. E abbiamo fatto tutto questo per emozionarci, per poterci raccontare storie sempre più incredibili. E in tutto questo creare delle immagini che sarebbero rimaste con noi anche quando uscivamo dal cinema. E io sono cresciuto a cinema e a cartoni animati e a fantascienza e TV come spettatore sognando di diventare uno storyteller. Abbiamo anche scoperto che se indossiamo dei miracolosi occhialini tutto il mondo di fronte a noi diventa tre dimensioni e lo schermo è passato dal piccolo muro del caffè di Parigi agli schermi IMAX delle ultime generazioni. Circa 40 anni fa, 35-40 anni fa, mio padre mi ha regalato questa camera e un giorno magico ho scoperto che se premevo il pulsante verso l'alto non girava un film, ma scattavo un singolo fotogramma, uno dei 24 che compongono un secondo di film. E da quel giorno, da quel magico giorno, tutto il mio mondo è cambiato. Pennarelli, carte colorate, Pongo, i Lego, qualsiasi cosa erano diventati i soggetti dei miei cartoni animati, delle mie storie. Non ero più uno spettatore, ero diventato un creatore, ero diventato uno storyteller. Un paio d'anni dopo, mio padre, sempre mio padre, mi regala questo. E i miei disegni diventano digitali. E tutta la mia vita si incanala in un paciugo di arte e tecnologia. Voglio vedere come traducono paciugo. It's mashup. E inizia questa avventura digitale e artistica per 30 e passa anni. E ho iniziato a fare le prime immagini digitali a pochi metri da qui. Ed erano le sigle dei telegiornali di Verona e dei goffi personaggi abbastanza semplici. E poi 20 anni fa ho deciso di attraversare l'oceano e di arrivare in California per seguire un sogno e sognare insieme a decine di altri artisti e tecnici che come me volevano scoprire le emozioni nelle immagini fredde del computer, negli 0 e negli 1.
e ci siamo sentiti dei pionieri all'inizio, perché dovevamo scoprire dietro una linea di codice, dietro il colore di un pixel, l'emozione di poter raccontare e di esplorare un nuovo linguaggio visivo. Ho speso 17 anni con queste persone, 500 circa di loro, e con loro abbiamo realizzato tanti film, Zeta la formica, Shrek, Madagascar, Dragons e tanti tanti altri. Persone che hanno diviso ogni giorno, ogni notte con me a inventare e a spingere i limiti di questo storytelling, questo nuovo storytelling, sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista creativo. E abbiamo fatto tesoro di quello che ci era stato raccontato dagli storyteller precedenti, e abbiamo cercato con i creativi e con i registi di spingere questo linguaggio sempre di più. E mi sono ritrovato in tutti questi anni a essere di nuovo un creatore, a essere emozionato per poter emozionare. E la cosa strana è che noi facevamo, per 20 anni abbiamo fatto film nel mezzo della Silicon Valley, e tutto intorno a noi, e noi vivevamo in questo fantastico posto castello colorato e immaginario, e tutto intorno a noi cambiava. Quando sono arrivato non c'era Facebook, non c'era Google, che è nato 3 anni dopo, non c'era Instagram, non c'era Twitter, Netflix, non c'era l'iPhone, non c'era l'iPad, non c'era niente di tutto questo. E in tutti questi anni, mentre noi facevamo film e raccontavamo e evolvevamo questo linguaggio, il mondo e il modo in cui il mondo parlava, discuteva, scopriva le notizie, le storie, si raccontava le storie, le consumava, stava cambiando. Questo è mio figlio. E mi porterà in tribunale per questo. Il modo in cui le nuove generazioni interagiscono con la tecnologia ci ha sempre stupefatto e spaventato allo stesso tempo. L'ho vissuto con Noah e con Emily sulla nostra pelle. E loro non vivono con la televisione che ha fatto da babysitter a me. Loro vivono vivono di streaming. Non abbiamo TV da 8 anni in casa nostra e abbiamo solo streaming su qualsiasi device. E loro vivono di immediatezza, di scelte infinite, di storie vecchie e di storie nuove. Noah e la sua generazione non toccherà mai una tastiera o un mouse. Vivrà di tocco e di interazione con le storie create e i mondi virtuali creati dagli adulti. E questo ci ha guidato 3 anni fa a lasciare tutto, a lasciare l'esperienza con Dreamworks e di fondare una società con Nadia e con Erwan che si chiama Curious Hat. E l'idea fondamentale che ci ha guidato è quella di offrire attraverso le nuove tecnologie un modo per le nuove generazioni di interagire con il mondo reale. Noi crediamo fortemente che le nuove generazioni possono creare dei bellissimi mondi virtuali solo se sono conoscenti della bellezza e dell'importanza del mondo reale. E per cui abbiamo creato delle app che univano e che portavano i bambini a interagire con il mondo reale attraverso tutte le funzionalità che questi nuovi device offrivano. E per 3 anni abbiamo vissuto un'incredibile ed esilarante e estremamente stressante vita da startuppari. E tutto intorno il mondo cambiava ancora. Lo storytelling e il cinema ha incontrato il mobile. E circa un quarto della popolazione del mondo ha smartphone adesso, e nel 2014 le revenue dalle app hanno superato quelle di Hollywood. Dal 1888 al 2014, e sono gli anni fra questi, dal kinetoscopio al Google Cardboard, abbiamo fatto un incredibile percorso e corsa per scoprire nuovi linguaggi. E lo storytelling e il cinema ha un'opportunità adesso con il mobile e con la virtual reality e di raccontare nuove storie. Noi possiamo consumare contenuti dovunque siamo, ovunque siamo, e lo storyteller sa dove lo spettatore è, cosa sta facendo, cosa sta provando, e la storia può modificarsi di conseguenza.
il rapporto, il contratto che c'è fra lo spettatore, lo storyteller e lo spettatore è cambiato. Il posto fra lo spettatore e l'attore si è invertito. Lo spettatore sul mobile adesso, su queste storie interattive, è al centro della scena e gli attori stanno tutti intorno a recitare. Circa 5 mesi fa ho iniziato a lavorare per un gruppo in Google speciale che si chiama Spotlight Stories, e dove investighiamo queste nuove tecnologie, come possiamo raccontare nuove storie sul mobile, storie interattive. E Glenn Keane, che è il più grande disegnatore che noi abbiamo adesso, l'animatore che abbiamo adesso, ha disegnato per Spotlight Stories una storia che si chiama Duet. Glenn Keane ha disegnato Tarzan, La Sirenetta, Beauty and the Beast, Aladdin. È incredibile vederlo disegnare. E per Spotlight Story ha creato Duet, che è la storia della vita intrecciata, semplice e emozionante di un bambino e di una bambina. E volevo farvelo vedere prima nel formato più tradizionale, quello che voi vedreste al cinema. Ma la cosa bella è che Duet non è nato per essere visto così, è nato per essere visto sul mobile device. E nonostante abbiamo dei problemi tecnici, cercherò, con l'aiuto di questa buona anima, di farvi vedere che cos'è veramente l'esperienza, o perlomeno.
Dovunque io guardo, il film si sposta e il mondo sta tutto intorno a me, la storia sta tutta intorno a me. In questo momento i due bambini stanno nascendo di fronte, la scena è fissa. Ma io posso iniziare a muovermi un pochettino. Ho iniziato dalla parte sbagliata. E a questo punto entrano in scena tutte e due. Io sto guardando il film di fronte a me e mi si è rimosso un velo, che è quello del cinema. E adesso posso tornare a vedere la bambina che sta qui. Il bambino sta continuando qui la sua storia e io non la vedo adesso, ma la potrò vedere dopo se ricomincio a guardare o se mi sposto. E incomincio questa stranissima danza e questo rapporto con il film, con la storia, con i personaggi che il regista ha potuto fare e non potrebbe fare al cinema. Potrei seguire il bambino e scoprire che ama rotolarsi e scalare. E se mi perdo, c'è una piccola farfalla che mi riporta in mezzo, nella scena. E loro sono qui, come avete visto prima, ma io posso muovermi. E il suono è tutto 3D, è incredibilmente bello da ascoltare, c'è uno Stradivari che suona. E loro si incontrano. Alla fine si baciano sempre. Era chiaro. Ma anzi, nessuno dei ragazzi nello studio sapeva se si baciavano o no fino alla fine. Glenn, mi raccontano, ha deciso all'ultimo momento di disegnare il bacio. La cosa che mi emoziona è questo rinascimento dello storytelling che abbiamo. Ho lavorato a tantissimi film e adesso mi ritrovo con un mezzo, con un medium nuovo, con strumenti che non esistono ancora e con linguaggi che non conosciamo ancora tutti e c'è tantissimo da sognare e da realizzare. È un altro muro da oltrepassare. Grazie.